Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale di Lost Space Project. Oggi diamo il via a una serie di video che trattano degli spin-off, delle saghe che noi abbiamo visto pubblicate, saghe anime, saghe manga, in questo caso anche quelle considerate non canon, perché non stiamo facendo analisi di cavalieri, non stiamo valutando la loro forza, le loro tecniche, quindi non andiamo a prendere solo ciò che è canon, ma andiamo a spaziare in tutto l'universo Seiya. Quindi oggi si comincia con il parlare di Soul of Gold. Soul of Gold è una serie ONA, spin-off della serie animata degli anni 80 Cavalieri dello Zodiaco, tratta dall'omonimo fumetto di Masami Kurumada, prodotta da Toei Animation e trasmessa in simulcast mondiale dall'11 aprile 2015. La serie è parte dei progetti volti a commemorare i 40 anni di carriera di Kurumada come fumettista. La serie si colloca come spin-off dell'adattamento televisivo dell'opera originale, in contemporanea alla battaglia dei Cavalieri di Bronzo contro Ade nei Campi Elisi, a seguito della distruzione del Muro del Lamento da parte dei 12 Cavalieri d'Oro. Le vicende narrate si svolgono ad Asgard, il regno di Odino, già apparso nella serie televisiva come cornice nell'arco narrativo riempitivo che copre gli episodi compresi fra il 74esimo e il 99esimo, collocandosi come sequel diretto di quegli eventi. La serie vede infatti i Cavalieri d'Oro, in particolare Aioia di Leo, tornare in vita come Einherjar, per volontà del dio Odino, per aiutare la giovane Olifia a combattere contro il nuovo celebrante di Odino, Andreas Riese, salita al potere dopo che la precedente sacerdotessa Hilda è rimasta vittima di uno strano malore. Andreas si avvale della collaborazione dei 7 nuovi cavalieri di Asgard, i quali hanno riportato in vita l'albero proibito Yggdrasil contro il volere del loro protettore, che sarebbe Odino. Per distruggere l'albero e l'entità maligna che cresce al suo interno, i Golseilt dovranno distruggere le 7 statue all'interno di altrettanti saloni che sorreggono l'albero. Vediamo però che c'è una forzatura di trama, ovvero che durante gli eventi di Soul of Gold viene specificato che sono passati alcuni giorni dal sacrificio dei 12 Golseilt al Muro del Pianto e che l'eclissi di sole causata da Hades si sta svolgendo da allora. Nella serie originale viene però specificato che l'eclissi dura poche ore, perché da quando inizia e quando finisce viene detto, ma anche mostrato, che Seiya e compagni sono andati a combattere nell'aldilà il giorno primo, quindi l'eclissi non può essere durata alcuni giorni, come viene detto in Soul of Gold. Andiamo quindi ad analizzare la trama. Dopo la distruzione del Muro del Lamento, che separa gli inferi dall'Elisio per mano dei Cavalieri d'Oro, Ioria di Leo si trova nei pressi di Asgard, risvegliato, rinato, dove le guardie lo scambiano per ubriaco e lo conducono in prigione. Nel frattempo, nello stesso villaggio, la giovane Lithia, dama di compagnia di Hilda di Polaris e Flare, cerca di convincere i paesani a ribellarsi al volere delle guardie del palazzo, che poco dopo fanno irruzione e la conducono in prigione, dove incontra il Cavaliere del Leone. Una volta evasi, la giovane chiede a Ioria di aiutarla a salvare la sua terra dagli inganni messi in atto dal nuovo celebrante di Odino, Andreas Riese, succeduto a Hilda dopo che questa è stata colpita da uno strano malore. Andreas ha riportato in vita l'albero proibito e riconosciuto l'ordine dei Cavalieri di Asgard. Ioria è però desideroso di tornare negli inferi per aiutare Atena e per scoprire il perché della sua resurrezione. Inizialmente quindi rifiuta di aiutare Lifia, ma quando la ragazza viene catturata dai Cavalieri di Asgard, dalle guardie di Asgard e dal cavaliere Frodi di Gullinbursti, torna indietro per salvarla, solo per essere subito messa in difficoltà dal potere dell'albero Yggdrasil, che assorbe i cosmi nemici, quindi i cosmi dei Cavalieri d'Oro, potenziando quelli dei Cavalieri di Asgard, padroni di quelle terre. Dopo aver capito che il suo avversario è tornato in vita come Einherjar, un guerriero risorto dopo essere morto una volta, per via dei simboli violacei apparsi sul corpo del Cavaliere di Atena, Frodi si appresta a finire il nemico, ma in quel momento il ciondolo di Ioria si illumina, trasmettendo a tutti i 12 Cavalieri d'Oro risorti ad Asgard un messaggio di Micene: devono raggiungere l'Yggdrasil per coprire il mistero della propria rinascita. La sacra armatura del leone subisce una mutazione temporanea, grazie alla quale Ioria riesce a sconfiggere il nemico, diventa una Godcloth, per poi essere portato via da Lifia. Prima di ritirarsi con i suoi soldati, Frodi scopre
accorge una strana presenza all'interno della ragazza. Poco distante, Mur dell'Ariete percepisce il cosmo e il potere della trasformazione dell'armatura di Aioria e si domanda se non si tratti di una Kamui, un'armatura divina. In realtà, tra Kamui e Godcloth c'è un po' di differenza. Comunque, dopo lo scontro con Frodi, Rithia porta l'indebolito Iori a riparare in una casa disabitata non molto distante, dove però vi sono viveri. La giovane si reca a cercarli nel villaggio vicino, che però è inspiegabilmente deserto, e lì perde i sensi per il freddo. Viene però salvata da Mur, che la porta nel fienile appartenente ai genitori dell'unico bambino rimasto al villaggio. Dopo essersi ripresa e aver ascoltato i racconti del piccolo, Lithia capisce che la causa della scomparsa degli abitanti è il sadico cavaliere di Asgard, Fafnir di Nidod, che sta conducendo degli esperimenti su cavie umane nella cattedrale del villaggio e che molto probabilmente gli abitanti sono lì. Nel frattempo Aldebaran giunge in un'arena dove Docco di Libra si sta scontrando con degli avversari asgardiani dinanzi a un pubblico. Mentre si interrogano sulla loro misteriosa rinascita, giunge il cavaliere Heracles di Tangrisnir, che istiga i due cavalieri di Atena a battersi con lui. Docco propone Aldebaran che si batterà, ma all'inizio non vorrà sfruttare l'armatura, non vorrà sfruttare le tecniche concesse da Atena per scopi personali, quale potrebbe essere una battaglia del genere, ma lo affronterà poi quando Heracles deciderà di attaccare un gruppo di spettatori giovani che Aldebaran proteggerà scacciando il nemico. Milo di Scorpio sta vagando per Asgard in cerca di risposte quando si imbatte in Camus di Acquario, il quale ha scelto di schierarsi dalla parte di Asgard per mantenere la promessa fatta da bambino al suo amico Surt di Eitrinir, uno dei sette cavalieri di Asgard scelti da Andreas. Camus e Surt attaccano il cavaliere dello Scorpione, facendolo precipitare in un dirupo dove viene salvato da Sciaca di Vilgo. Malgrado le ferite, Milo è deciso ad affrontare il combattimento Camus e a punirlo per il suo tradimento. Si reca quindi al castello dei cavalieri di Asgard, dove oltre a scontrarsi con Camus e Surt, affronta anche Sigmund di Grani, fratello di Orion, cavaliere di Asgard della stella Dube. Messo in difficoltà degli stratagemmi del cavaliere di Eitrinir, Milo viene salvato dall'arrivo inaspettato di Saga di Gemini. Nel frattempo Mur decide di separarsi da Ioria e Lifia per andare a cercare Sciaca e chiedergli informazioni sulla trasformazione dell'armatura del leone. Il cavaliere del leone, l'ancella di Hilda, arrivano quindi in una città che sembra beneficiare degli effetti della prosperità data dalla terra dell'Yggdrasil. In questa città si trovano anche Deathmask di Cancer e Afrodite di Pesci. Iori e Lithia incontrano Deathmask, che sembra più interessato al gioco d'azzardo e all'alcol che a compiere il proprio dovere di cavaliere. La qualcosa scandalizza Lithia. Deathmask si rifiuta di unirsi a loro nella battaglia contro Yggdrasil e Iori e Lithia lasciano la città. Dato lo svantaggio numerico, Saga decide di abbandonare lo scontro insieme a Milo, non prima di aver distrutto la base di Camus, Surt e Sigmund. I due cavalieri di Asgard si recano a fare rapporto ad Andreas. Nel frattempo, Lifia descrive a Ioria le caratteristiche dei sette guerrieri di Asgard. Intanto in città Deathmask è ancora intento a giocare d'azzardo in una taverna. Viene rivelato che egli fa segretamente dono dei soldi che vince ad Elena, una giovane di cui si è invaghito. Elena, pur essendo malata, gestisce un negozio di fiori, o meglio una bancarella di fiori, grazie alla quale mantiene se stessa e i suoi fratellini. Deathmask apprende del sostituto dell'oste che è il padrone del locale e all'ospedale a curarsi, poiché su disposizione di Andrea sembra che chiunque possa farsi visitare gratuitamente. L'indomani mattina il cavaliere scopre che Elena è stata portata in ospedale da un cavaliere di Asgard per guarirla. Si tratta di Fafnir, il quale sta in realtà usando l'energia vitale degli abitanti ricoverati per creare un nuovo zaffiro. E così Deathmask cerca di trovare informazioni. Lo fa anche Afrodite, lo fa anche Mur. Prima di poter liberare tutti i prigionieri, il cavaliere viene però attaccato da Andreas e dalle radici da lui controllate. Riesce a portare via dall'ospedale solo Elena un attimo prima di essere trafitto e risucchiato dalle radici dell'albero davanti agli occhi di Deathmask, e qui parliamo di Afrodite di Pesci, sopraggiunto in quel momento. Deathmask si dichiara pronto ad affrontare Andreas anche privo d'armatura, e il suo coraggio gli permette di ottenere il perdono della stessa, che viene in suo soccorso. Indossato, il cavaliere d'oro si scontra con Andreas, riuscendo brevemente a trasformare l'armatura come avvenuta Ioria. Andreas abbandona lo scontro, ma purtroppo Elena spiri tra la braccia del cavaliere del cancro.
Shaka spiega a Muri il modo per spezzare la barriera dell'Yggdrasil, distruggendolo tra le grandi radici dell'albero, e gli rivela il segreto delle armature divine, consegnandogli inoltre il pugnale usato da Lady Isabel per suicidarsi e scendere negli inferi. Moore condivide quindi le informazioni con Yoli, Amiru, Doc e Aldebaran, che si dirigono verso le tre diverse radici, ritrovandosi però a combattere davanti alle ombre dei cavalieri di bronzo generate dall'inverno di Fimbul, un labirinto posto a guardia delle radici che confonde Capricorno per l'uccisione di Micene. L'illusione sta per avere la meglio, ma Ioria viene salvato dall'intervento del vero Shura, che gli offre l'occasione di distruggere definitivamente l'ombra. Giunti davanti alle radici, i cavalieri d'oro devono raggiungere l'armatura e lo stato divino per poterle distruggere, ma Milo ha bisogno del pugnale, così convince Moore a inviarglielo, ben sapendo di stare mettendo la propria vita in pericolo perché non ha ancora ripreso dalle ferite ricevute nello scontro con Camus e Surt. Milo, Aldebaran e Ioria raggiungono quindi contemporaneamente lo stadio divino e distruggono le radici, ma il cavaliere dello scorpione esala il suo ultimo respiro e viene subito risucchiato dalle radici dell'Yggdrasil. Distrutte le radici, i cavalieri di Doro e Lifia si addentrano all'interno delle radici dell'Yggdrasil, ritrovandosi così al centro dell'albero. Quindi Lifia rivela che Yggdrasil sta in piedi grazie a 7 statue poste in altrettante sale, ognuna protetta da un cavaliere di Asgard. Contemporaneamente Andreas dona ai suoi cavalieri nuovi zaffiri per aiutarli a superare la forza dei nemici, facendo loro credere che il ritorno di Iori e gli altri alla vita è frutto di un'alleanza fra Ade e Atena. Inoltre successivamente rivela a Frodi di avere già incontrato personalmente uno dei cavalieri d'Atena, Micene di Sagitter, il quale riuscì solamente a ferire il suo occhio sinistro con una freccia prima di precipitare sconfitto in un dirupo. Una volta raggiunta ognuno la propria stanza, Ioria si trova ad affrontare Frodi, Aldebaran finisce nella stanza del gigante, Moore incontra nuovamente Fafnir, Shura fronteggia Camus in quella del ghiaccio, mentre Doko arriva nella stanza dei morti, dove gli si para dannanzi una misteriosa figura incappucciata. Mentre Shaka, Saga e Deathmask si incamminano verso l'Yggdrasil, Andrea percepisce un rallentamento nella crescita dell'albero che parrebbe dovuto alla freccia scoccata da Micene. Intrapresa la battaglia contro i rispettivi avversari, i Golsen si rendono conto dell'incredibile potenza dei 7 zaffiri di Odino. Nella stanza della morte, Doko capisce di stare scontrandosi contro guerrieri già deceduti in passato. Li sconfigge facilmente, ma prima che possa attaccare la figura incappucciata, Utgard di Garm si para davanti a lui, impedendogli di avvicinarsi a essa e alla statua. L'individuo misterioso si libera del cappuccio, rivelandosi come Lifia. Intanto, nella stanza del ghiaccio, Shura e Camus si affrontano, arrivando ad attirare la trasformazione della loro armatura in God Clothes. Dopo uno scontro con l'Excalibur e l'Aurora Execution, è Camus ad avere la meglio. Sultri, il vero guardiano della stanza, si domanda come Camus sia ancora in piedi. Quest'ultimo gli fa notare che il vero bersaglio dell'attacco di Shura non era lui, bensì la statua di ghiaccio. Shaka intanto attacca Baldr con il Ricudorinne e poi con gli spiriti infernali, ma Bard neutralizza entrambi gli attacchi senza difficoltà e a sua volta attacca Shaka con il colpo Ansur. Il Cavaliere della Vergine si difende con il Khan e, scioccato, riesce a percepire che il suo avversario ad avere poteri pari a quelli di un dio. Baldr narra a Shaka di aver ricevuto poteri divini quando, disperato per non aver potuto aiutare gli abitanti del suo villaggio a causa della propria debolezza, elevò preghiere dinanzi a una statua d'Onino e il dio gli rispose concedendogli un corpo invulnerabile, ergo immortale. Baldr decide dunque che il luogo più adatto per esercitare il proprio potere era il campo di battaglia. Dopo l'ascesa di Andreas, divenne cavaliere di Resvelg. Shaka afferma di aver ricevuto da Atena la conoscenza che la divinità per la quale Andreas combatte non è Odino, che nemmeno la forza che ha donato a Bard l'invulnerabilità era Odino, e che accettando quel potere Bard ha preso qualcos'altro di molto importante, la compassione. I due si scontrano ancora e Bard viene sconfitto dal sacro virgo di Shaka, ovvero dal Tembuori, che ottiene l'armatura divina e distrugge la statua. In punto di morte, Bard inizia a provare il dolore che il suo corpo avrebbe dovuto sentire in tutti i precedenti scontri, ma Shaka misericordiosamente lo priva del senso del tatto. Saga e Sigmund intanto si affrontano e durante la battaglia Sigmund rivela come, essendo stato l'unico a rendersi conto che Hilda era stata posseduta dall'anello di Nettuno, sia stato da lei imprigionato e Siegfried abbia
preso il suo posto come cavaliere di Asgard per essere poi ucciso nello scontro con i cavalieri d'Atena. Sigmund è quindi deciso a vendicare la sorte del suo fratello minore. Saga gli dice che anche lui conosce il dolore della perdita di un fratello. La sua esplosione galattica sembra avere la meglio su Sigmund, ma all'improvviso una parte dell'armatura di Siegfried appare e lo protegge. L'armatura sta piangendo e Sigmund si rende conto che suo fratello desidererebbe che la battaglia avesse termine. Andreas può però intervenire utilizzando il rosaspiro per risvegliare in Sigmund il berserk, uno stato di furia incontrollabile, incapace di controllare, di farsi, cioè in grado di controllare Sigmund, che attacca Saga, ma il Cavaliere d'Oro ottiene l'armatura divina e sconfigge l'avversario con grande facilità, risparmiandogli però la vita. Nel frattempo Doko si scontra con Utgard. Il Cavaliere di Odino viene scagliato dalla forza dell'attacco di Doko contro la statua della Stanza della Morte, che viene distrutta dall'urto con sorprendente facilità, al punto che Doko si domanda che se Utgard non l'abbia fatto apposta. Il colpo inoltre fa cadere la maschera di Utgard, mostrando che egli ha sul volto un marchio simile a quello dei Cavalieri d'Oro risvegliati dalla morte. Doko viene travolto dal crollo della stanza. Lo scontro tra Iori e Frodi viene interrotto da Lifia, invece, che rivela di avere infine ricordato di essere stata lei a riportare in vita i cavalieri d'oro. Per tale sacrilegio Andreas ordina a Frodi di ucciderla, ma il cavaliere si rifiuta di farlo. Come ha promesso Lifia, Ioria finalmente affronta Andreas. Andreas dice a Ioria che la vita di Lifia è stata quella di una marionetta zombie nelle mani di Andreas. Ioria, colmo di rabbia, usa un poderoso cosmo per arrivare all'armatura divina, lanciando il Lightning Plasma. Nel frattempo, Frodi è impegnato nella battaglia contro Utgard, che colpisce e subisce colpi su colpi dalla spada di Utgard, che assume una strana posizione difensiva. Nel mezzo dei dubbi, Frodi ricorda la sua risolutezza nel proteggere Asgard, percependo la voce della sua terra. Mursa e Agadok scagliano la tecnica proibita Urlo di Atena, vestendo le armature divine, e riescono in questo modo a sconfiggere Andrea, seppure il frutto del male non sembra fermare la sua crescita, e Iode e gli altri cavalieri vengono catturati dalle radici dell'Yggdras dinanzi al leone. In qualche modo scampato alla cattura, si palesa l'armatura di Loki. Dunque, i cavalieri d'oro hanno disintegrato il corpo della divinità, ma la vera essenza di Loki era rimasta intatta, nascosta nella sua armatura. Privato dell'armatura d'oro, Ioria si trova ad affrontare Loki in una situazione disperata. Ormai sul punto di perire sotto i colpi del dio, il cavaliere viene salvato da un inaspettato miracolo. Con rinnovato coraggio dovuto alla volontà del fratello Micene e forte dall'armatura di Odino tenuta da Lifia, Ioria si confronta con Loki impugnando la spada dello stesso Odino e il tesoro reale Draupnir. Grazie alla forza combinata di Iori e Lifia, Loki comincia ora a trovarsi alle strette. Tuttavia la giovane Liti, appena divenuta vicario di Odino, non sembra ancora in grado di sostenere l'incredibile forza. La situazione è resa ancora più critica dalla lenta ma inesorabile crescita della lancia Gungnir e dalla sua imminente rinascita. La guerra raggiunge il suo culmine. Riusciranno poi i colpi di Iori ad avere la meglio contro la lancia Gungnir, in questo caso scontro mortale. I Cavalieri d'Oro sono di nuovo riuniti dopo la distruzione del Muro del Pianto e si preparano a sfidare il dio degli inganni Loki, armato della lancia Gungnir. I 12 cavalieri si trovano però sovrastati dalla schiacciante potenza del dio. Nonostante la situazione sia ormai disperata, Lifia non si dà per vinta e continua a supertare i 12 tramite le sue preghiere. In quel momento, come in risposta all'armonia creatasi nel firmamento, una rivelazione di Atena discende dai cieli. Per proteggere la pace e la giustizia sulla terra, Ioria e gli altri, commossi dal sacrificio di Atena che manda questi petali insanguinati per bagnare le loro armature e permettere di diventare divine, sconfiggono il dio degli inganni Loki, superando con il loro cosmo quello di una divinità. Alla fine saluteranno Lifia e capiremo che Ioria e Lifia si sono trovati decisamente in armonia assieme. Bene ragazzi, il riassunto è stato fatto. È un riassunto lungo, ma al contempo dettagliato. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video. Per quanto mi riguarda, a me Soul of Gold piace molto, spero piaccia anche a voi, nonostante il fatto che sia stata sfruttata molto per la vendita dei nuovi gadget riguardanti le Gloat, mi ha dato un senso a molti cavalieri d'oro che prima forse erano rimasti un pochino in disparte nella trama, quindi per me Soul of Gold pollice in su. Ovviamente ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale e intanto vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi!